partita che è il Paris 3. Comincia loro a girare, e venta alla casa dell'amido, che se lo mi decapo, e passa giugno. A che è un tessuto di strega che va con possessione costantissimo. Dopo anche lui è via la circe, gli ho detto la benedizione, vi do se gratis, dice sì. Ma le pare bene, fa dal tetto. Fa dal tetto sole, i muri e dal tetto. Che quel giorno lì viene addobbata un percorso, sempre delle stradine, perché non si può fare sulla via Repubblica, neanche via Risorgimento, sulle vecchie stradine, tutte dico, non so cosa sarà, che c'è un paio di chilometri percorso, tutto con stoffe, stendardi, lenzuola, poi foulard, fiori, fior non finire. Se passi in tante stradine, per esempio lì a... Lì a San Rocco, diciamo, dopo il comune, c'è quella traiettoria bella stretta. Se guardi sui muri, ci sono su delle aste di legno, non so se le hai viste. Quelle, se no, per appenderei i lenzuola o le stoffe per il corpo d'uomo. E in tanti posti fanno addirittura anche il tetto. Tirano una corda a vista, come diciamo noi, e deposito anche il lenzuola. Cioè, passi proprio in una galleria. I fotografi sono sempre pieni così, perché è una cosa... Io non so se al mondo c'è un altro posto così. Però secondo me la processione del Corpus Domini ha perso un po' quel folklore che oggi lo chiameremmo folklore. Ai tempi si chiamava devozione, cioè si faceva della processione del Corpus Domini una festa molto, come dire, molto, molto curata, perché c'erano le donne. Intanto la maggior parte avevano tutto il coton e mettevano di conseguenza lo strascur. Però adesso invece lo strascur che cosa fanno? È un po' faticoso portarlo, non siamo più abituate, perché lo strascur ti scappa. Se non sai metterlo su bene è difficile indossarlo. E allora che cosa fanno? Fanno a meno di metterlo. E qui anche questo discorso, oltre al discorso del coton, abbiamo anche, per esempio, io mi ricordo le bambine, noi ragazzine che facevamo parte dell'Azione Cattolica, che il 99% della gioventù femminile faceva parte dell'Azione Cattolica, dalle bambine di prima elementare fino alle ragazze di 30 anni. E ad esempio nella processione del Corpus Domini c'era il corteo delle bambine col velo bianco, perché noi avevamo il velo bianco che si era messo nella prima comunione. Quindi c'erano le ragazze col velo bianco, c'erano tutte le donne con i strascur, e adesso queste cose qua si sono un pochino perse. Non c'è più quell'attenzione che oggi la chiameremmo folklore, ma ai tempi era una forma di devozione proprio al Santissimo Sacramento, il modo di fare festa in modo sublime, chiamiamolo così.